Ciao ragazzi, come state? Benvenuti in questo nuovo video e benvenuti in questa nuova puntata dedicata all'esecuzione del car college. Scusate, ho questa voce, ma si può ad agosto prendere raffreddore, io non lo so. Visti i periodi, ho fatto anche un tampone, non sa mai, che comunque è negativo. Ma vabbè, tralasciando questo, oggi andremo a vedere i giochi dedicati al controllo multiplo e avremo un solo effetto a pagina 656, che è la sparizione del mazzo. Devo dire la verità che i giochi iniziano ad essere sempre più ostici, sempre più complessi, soprattutto non facilissimi da fare in camera, e quindi applicherò una piccolissima variante. L'effetto è lo stesso, ma se vedete il video e avrete il libro, capirete. Quindi niente, non resta che andare a vedere l'effetto, la sparizione del mazzo. Due carte vengono scelte, memorizzate e mescolate nel mazzo. L'esecutore copre il mazzo con un fazzoletto, mette una mano sotto di esso e ne estrae la prima carta scelta. Con la seconda è ancora più facile, afferma estraendola da sotto il fazzoletto. Ora, avendo trovato le due carte scelte, si rende conto che non ha più bisogno delle altre. Togliendo il fazzoletto dalla sua mano, mostra che il resto del mazzo è sparito. Allora ragazzi, per prima cosa chiederemo allo spettatore, al primo spettatore, di dirci stop dove vuole e andremo semplicemente a far vedere la carta dove ci ha fermato, che la guarderà e la ricorderà. Spero si veda. A questo punto andremo da un altro spettatore e anche a lui chiederemo di fermarci, dirci stop dove vuole e anche lui andremo a mostrare la carta a cui ci ha fermato. Quindi a questo punto abbiamo due carte scelte, disperse così da qualche parte nel mazzo. Il mazzo può essere mescolato, può essere tagliato, ma le carte, ragazzi, proverò a ritrovarle in maniera un po' particolare, senza guardare. Infatti, ho un fazzoletto magico, no, nell'altra tasca. Infatti, grazie a questo fazzoletto, io non potrò vedere niente, eppure proverò a ritrovare le vostre carte. La prima. Che carta era la vostra? Due di picche? Due di picche. La seconda, ancora più facile. Che carta era la vostra? Asso di cuori? Asso di cuori. Però ragazzi, a questo punto, se ho trovato le vostre carte, il mazzo non mi serve più. Infatti. Il mazzo è sparito. La sparizione. Bene ragazzi, siamo arrivati alla conclusione anche di questa puntata dedicata al capitolo del controllo multiplo. Prossima settimana il miscuglio faro, tre effetti, gli assi acrobatici, i due investigatori e numerologia, pagina 673, 676 e 680. Come sempre spero vi sia piaciuto, se ancora non l'avete fatto mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e come sempre vi mando un mega bacio e un abbraccio. Ciao ragazzi!